Ciao a tutti, cercherò di cascare dal cubo per alzare l'audience, chiaramente, visto che avete avuto la pazienza di aspettare fino alla fine dei lavori, come è giusto, insomma. Diciamo che sarebbe facile adesso dire cosa abbiamo fatto in quest'anno sul fronte della comunicazione e dei social media. In effetti i risultati ci sono, abbiamo fondato dei social nuovi che FIAEP non aveva, Instagram non esisteva, LinkedIn c'era ma era dimenticato, non veniva alimentato. Abbiamo ripreso i social che c'erano già, cioè il classico Facebook, Twitter, YouTube, e li abbiamo potenziati. Abbiamo dato una forte enfasi su quello che noi facciamo, che voi tutti anzi fate nelle province e nelle regioni, sul piano soprattutto delle iniziative, della formazione, e che dà una sostanza ai piani nazionali di cui abbiamo sentito parlare, no, ad opera dei vari responsabili, dei vari delegati e vicepresidenti di settore, abbiamo sentito parlare oggi. Poi è chiaro che questa cosa va sostanziata sul territorio, è giusto che noi diamo importanza al territorio. Però visto che questa sera, o meglio questo pomeriggio, abbiamo volato alto, siamo partiti con il missile, poi con la Tesla di Elon Musk, anch'io volevo fare un discorso un pochettino diverso dal solito, per capire effettivamente che cosa sono questi benedetti social network che stanno tutto il giorno e tutta la notte qui nella nostra stazione personale di comunicazione, cioè il telefono che ha dato una rivoluzione, lo smartphone, alla comunicazione e ha creato grossi problemi e anche grandi possibilità di interazione al giornalismo tradizionale, cercare di capire un pochettino che cos'è nella sua essenza la comunicazione social. Comunicazione sociale. E va detto che partiamo da lontano, perché c'è qualcuno che già nei primi decenni del secolo aveva immaginato, senza sapere che ci sarebbero stati gli smartphone, che ci sarebbero stati i social network, aveva già immaginato questo sviluppo. Si tratta di un filosofo e teologo francese, che è nato però come biologo e paleontologo, lui era uno scienziato, Pierre Teilhard de Chardin, gesuita, che per primo ha parlato di coscienza collettiva dell'umanità. Cioè lui diceva, Teilhard de Chardin, che infatti si è beccato un'accusa di eresia, la Chiesa non ha ancora deciso se sia eretico o no, e invece è amatissimo dai seguaci di internet, che lo vedono come una specie di santo patrono, diciamo un po' eterodosso. Allora lui sostanzialmente diceva, esiste l'atmosfera, cioè la sfera dei gas, dell'aria e dei gas che circondano il pianeta, esiste la biosfera, cioè la sfera, l'insieme di tutti gli habitat della vita sul pianeta, la crosta terrestre, il sottosuolo fino a una certa altezza, i mari e così via, i laghi, i fiumi. E poi esiste la noosfera. Che cos'è la noosfera? La noosfera è l'ambito, la sfera, l'ambito, l'habitat, se volete, del pensiero umano. E è fatto delle interazioni, delle comunicazioni, del pensiero di tutti gli esseri umani che appunto si scambiano i loro punti di vista attraverso la comunicazione. E più aumenta questa interazione, più questa coscienza collettiva progredisce e va avanti verso un progresso, logicamente, dell'umanità. E Teilhard de Chardin parla proprio di, usa questa espressione, fa impressione perché ne parla negli anni 20 del secolo scorso, parla proprio di reti sociali. Poi chiaramente lui era stato cappellano nella Prima Guerra Mondiale e quindi si riferiva con reti sociali, lui intendeva i grandi movimenti militari su terra, la Prima Guerra Mondiale, i grandi movimenti sociali e politici, lui ha visto la rivoluzione russa, ha visto i movimenti degli anni 20 e 30 e tutto quello che ne è seguito, e quindi lui dice, no, l'umanità sta arrivando a un nuovo stadio evolutivo. In questo stadio evolutivo i singoli individui sono come le membra, le cellule di un organismo superiore che è composto dall'interazione di tutti. Diciamo che si potrebbe usare una metafora più moderna, e cioè dire che questa grande coscienza collettiva, uno di noi è
come in un cervello, un neurone, no? E poi però il cervello funziona, quindi la coscienza collettiva, la noosfera funziona, se ci sono interazioni. Le interazioni come avvengono? Attraverso le sinapsi. Le sinapsi che cosa sono? Sono sostanzialmente dei collegamenti tra i neuroni. Ora, se voi pensate appunto alla metafora delle reti sociali e pensate a quello che sono i social network, l'immagine è perfetta. Cioè, i social network sono delle reti sociali di comunicazione, sono comunicazioni solitamente, no, immateriali, spesso si comunica il pensiero, adesso si comunicano anche i video, ma comunque spesso soltanto fatti di stringhe di testo, di pensiero, oppure di link che rimandano ad articoli che esprimono comunque ancora del pensiero, quindi siamo nella noosfera, nella sfera del pensiero, no? E i post che noi mettiamo senza saperlo, no? Sui social, su Facebook mettiamo il gattino, su Twitter mettiamo il link all'articolo, eccetera, eccetera, sono come delle sinapsi, perché praticamente permettono la comunicazione tra i vari neuroni che sarebbero gli esseri umani, no? Quindi capite che è importantissimo questo, capite che responsabilità abbiamo, perché chiaramente la qualità della comunicazione dipenderà dalla qualità dei post. Se noi condividiamo solo gattini, vabbè, dopo un po' veniamo a noia. Se noi condividiamo soltanto incazzature, mi indigno, eccetera, sicuramente può essere importante, ma politicamente, socialmente, però c'è un'aura di negatività. Se noi invece comunichiamo pensiero positivo e comunichiamo quello che noi stiamo facendo e anche il piacere di farlo, sicuramente abbiamo una comunicazione positiva. Venendo a noi agenti immobiliari, a noi FIAIP che siamo qui, a chi ci sta guardando in streaming, no? All'interno di questa grande coscienza collettiva che è data dai social network, noi che cosa vogliamo essere? Io credo che noi vogliamo essere la coscienza collettiva dell'immobiliare, degli agenti immobiliari, ma anche del settore immobiliare. No, penso che questo sia la nostra aspirazione. Ecco perché è molto importante che noi comunichiamo attraverso i social l'essenza del nostro lavoro, quello che abbiamo visto fare appunto da questi social dell'agenzia di comunicazione, da questi video YouTube, e quello che noi stiamo facendo artigianalmente come FIAIP, come vicepresidenza FIAIP, con i video sul lavoro dell'agente immobiliare professionale che vedono coinvolti i vari presidenti regionali che in un breve video di un minuto e mezzo, due minuti, parlano di un aspetto del nostro lavoro. Quindi chiaramente vogliamo essere questa coscienza e vogliamo anche comunicare e riprendere le comunicazioni che vengono fatte da FIAIP sui social, magari, perché nessuno di noi è un soldatino di piombo, arricchendola con un nostro commento, arricchendola con non soltanto i nostri like, le nostre condivisioni, ma un nostro parere. A questo punto noi comunichiamo, noi che siamo la coscienza collettiva, vogliamo essere dell'immobiliare, gli agenti immobiliari e in generale il mondo del real estate italiano, comunichiamo a chi è al di fuori ma fa parte della coscienza collettiva dei social, cioè il nostro prossimo. Comunichiamolo alla Sciura Maria, ai nostri clienti, ai consumatori. Abbiamo visto l'importanza del rapporto con i consumatori oggi con Adiconsum. Comunichiamolo agli opinion leader del nostro settore. Comunichiamolo alla stampa, alla politica, che magari una buona volta potrebbe ascoltarci. Avete visto che alla fine di gridare qualcosa, magari qualcosina è arrivato, come sembra che stia arrivando, la secca sul commerciale, sicuramente se noi non ci fossimo sgolati per un decennio non sarebbe forse mai arrivato, e in questo modo riusciamo a essere riconosciuti e riconoscibili e riconosciuti come i professionisti del settore immobiliare e come coloro che hanno un pensiero positivo sull'immobiliare e sulla loro funzione, cioè sulla nostra funzione di mediatori e quindi ganglio fondamentale, snodo fondamentale nella distribuzione del bene immobile al consumatore. Questa è una cosa fondamentale che nessuna app, nessuna piattaforma potrà mai toglierci. Ecco, un'altra cosa però molto importante è, e qui devo fare un complimento non solo a coloro che ci seguono, ma anche a quelli che sono venuti fisicamente, a coloro che ingrossano le fila, no, dei nostri convegni, dei nostri congressi,
delle nostre iniziative sul territorio. Bisogna passare poi dal pensiero alla realtà incarnata, dalla parola all'azione. E concludo con questa immagine. Nella rivoluzione egiziana del 2011, vi ricordate, contro Mubarak, vi fu un momento fondamentale in cui gli organizzatori capirono che quella sera o andava o avrebbero fallito tutto. E tutto dipendeva da che cosa avrebbero fatto coloro che avevano messo "si parteciperò" su Facebook, perché loro avevano organizzato un evento su Facebook che era: vuoi partecipare alla grande manifestazione al Cairo in piazza Tahrir contro Mubarak? C'erano i carri armati, non era proprio una passeggiata, ok? Vuoi partecipare? Quando hanno visto che avevano 1 milione di "sì, parteciperò", hanno detto: beh, se questo milione poi mantiene la promessa e scende in piazza, noi abbiamo vinto. Ebbene, quel milione mantenne la promessa e scese in piazza. Ecco, io chiedo a tutti noi, a partire dalla dirigenza, dal presidente nazionale e da tutta la dirigenza nazionale, il comitato esecutivo, il consiglio nazionale, la giunta che sono qui riuniti, e soprattutto però a chi ci guarda da casa, di mantenere questa promessa e quindi non solo di rilanciare nella noosfera dei social il nostro messaggio, ma poi di partecipare fattivamente al dibattito e agli incontri. Vi ringrazio. Grazie.